Professor Stefano Di Girolamo, Torino, la ringoiatra del Policlinico Universitario Tor Vergata. Però è vero, perché d'estate purtroppo accendiamo i condizionatori, passiamo dal caldo al freddo, spesso ci copriamo male, come abbiamo fatto noi, magari. Male. Vado a finire di vergognarmi di là, va bene? No, non devi mai, perché ti sta molto bene l'arancio comunque. Quindi, come dobbiamo regolare il condizionatore? Dobbiamo sempre proteggerci con un foulard anche d'estate? Insomma, come possiamo evitare questi fastidiosi mal di gola estivi? Perché poi ci possono veramente rovinare anche la vacanza. Certamente. Sì, indubbiamente l'ambiente creato da un condizionatore non è un ambiente naturale, no? Perché il condizionatore prima cosa abbassa la temperatura e leva l'umidità. Sono due fattori che espongono una maggior facilità di infezione. E una delle accortezze è quella eventualmente di posizionare il condizionatore solamente come deumidificatore, che abbassa parzialmente le temperature, ma non... E a che temperatura lo dobbiamo mettere? Scusi, lo so che non è un tecnico, però visto che me lo sta dicendo... No, diciamo che sotto i 27 gradi incomincia a essere più a rischio per patologie infiammatorie. Ok, quindi insomma non sotto i 27 gradi. Molto, diciamo, una temperatura che io non uso, lo metto per quello che ho il mal di gola e che mi serve il foulard. Però diciamo che indossare una protezione, un foulard, può aiutare? Sicuramente se uno è sudato e accaldato nel primo momento sì, ma il problema si instaura dopo qualche minuto, che uno sta in un ambiente molto più freddo di quello che dovrebbe essere. Quindi è, diciamo, consigliabile tenere appunto le temperature un po' più alte e deumidificare, perché è l'umidità che ci rende difficile l'abbassamento della temperatura corporea con la sudorazione. Se noi leviamo l'umidità nell'aria, sudiamo anche in modo impercettibile e l'evaporazione del sudore abbassa le temperature del nostro corpo in modo naturale. Però appunto, a parte i condizionatori, insomma, che spesso poi ci aiutano e ci salvano in questo periodo, quali sono gli altri fattori che possono provocare il mal di gola d'estate, appunto, senza mai essere a contatto con i condizionatori? Ecco qua, vediamo questa grafica che ci ha mandato la regia. L'abbiamo detto, l'aria condizionata, gli sbalzi termici, le correnti d'aria e le infezioni. Le infezioni sono facilitate dagli sbalzi termici, no? Perché proprio è dal condizionamento dell'aria, perché se io modifico le difese immunitarie legate al muco che abbiamo sulle mucose e sulle vie respiratorie, più facilmente i germi entrano. Okay. Un'altra cosa che potrebbe essere importante sottolineare è che nei cambi di stagione alle volte il mal di gola dipende dal reflusso gastrico. Soprattutto quando uno sta in vacanza, fa qualche abuso alimentare. Abbiamo parlato ieri proprio di questa cosa. Questo potrebbe essere un altro fattore da escludere nell'insorgenza del mal di gola. E come facciamo a capire che è un mal di gola che arriva dal reflusso invece un mal di gola che dipende dagli sbalzi di temperatura, altre cose? Diciamo che la forma batterica virale è più veloce e meno persistente. Poi solitamente chi soffre di stomaco lo sa e quindi può correlare le due cose. Sì, perché tante volte con il reflusso può avvenire proprio un vero e proprio mal di gola, la gola arrossata. Sì. Però sempre tornando ai famosi condizionatori, oggi sono fissata, professore, mi scusi, però ogni anno dobbiamo pulire i filtri, perché cosa può succedere quando il filtro è sporco? Sì, il filtro va pulito perché va igienizzato soprattutto, cioè non deve diventare un punto di diffusione di un germe, perché nulla di peggio che una colonna batterica che viene diffusa per casa con la ventola, quindi va pulito attentamente, quello sì. Un altro tema di questo periodo è l'allerta Covid, perché sono aumentati molto i casi, quindi come facciamo a distinguerlo da un banale raffreddore? Allora, il presupposto fondamentale, essendo due infezioni virali, è difficile. Quello che possiamo un pochino, che ci può aiutare, è che nel Covid c'è di solito un abbassamento della percezione della capacità dell'olfatto, viene una rinorrea acquosa, cioè dal naso cade quasi dell'acqua, vi è spesso malessere, mal di testa, stato proprio di spossatezza. Un raffreddore ha dei sintomi invece limitati strettamente nel naso. Perché ovviamente la cura è diversa tra Covid e il raffreddore. Come facciamo a capire se l'infezione è di origine batterica o virale? E poi allora, che fare anche appunto? Anche qui è un pochino complesso. Ci sono le forme batteriche danno un'ipersecrezione catarrale, cioè delle secrezioni più dense, più persistenti con una tosse. Le forme virali sono più veloci solitamente e danno invece una forma più di infiammazione con appunto rinorrea acquosa, secrezioni acquose del naso. Un altro dei batteri nemici della gola è lo streptococco, soprattutto tra i bambini.
anche lì come ce ne accorgiamo, che cosa dobbiamo fare? Allora, lo streptococco è un germe molto molto pericoloso, diciamo, che può dare, può evolvere una tonsillite cronica, quindi la prima cosa da capire è se è un'infiammazione acuta del streptococco, invece è un'infiammazione cronica che trova nelle tonsille la sede di... E come facciamo a capirlo? Allora, sicuramente una valutazione del sangue, la misurazione del titolo antistreptolisinico mi dice quanti anticorpi produciamo contro quel germe. Dei valori alti mi indicano che c'è stata un'infezione. L'andamento nel tempo mi confermerà se è stata una forma acuta o se invece è una forma che è destinata a cronicizzare. Quindi non è sufficiente fare un tampone faringeo in quel caso? Beh, il tampone ha dei vantaggi, che è molto facile d'esecuzione, soprattutto nei bambini, ma una bassa specificità, perché se viene positivo lo sappiamo che è positivo, ma se viene negativo può essere condizionato anche dalla tecnica del prelievo, dalla situazione. Però se viene positivo, in che modo viene curato lo streptococco? E se vi è una sintomatologia importante, sicuramente con l'antibiotico. Okay. E poi appunto va valutato nel tempo, soprattutto quei sintomi che possono far virare una forma acuta a una forma cronica. Allora, questo è periodo anche, non so, di fioriture, di piante nuove, quindi il mal di gola estivo può dipendere anche dalle allergie, se sì, da quali? Allora, le allergie comunque danno un'infiammazione delle prime vie aeree. E quali è molto difficile, soprattutto in Italia, perché se stiamo in campagna piuttosto che in montagna o al mare, gli allergeni cambiano. Comunque sono quelli soliti, al di là di quelli perenni, che è la polvere di casa, ci sono gli allergeni legati alle parietarie, alle graminacee e alle fioriture degli alberi. È ovvio che in Sicilia, a livello del mare, ci sarà una vegetazione diversa di quello che può essere sulle Dolomiti. E quindi è molto importante anche capire a cosa uno è allergico e adattare le proprie vacanze, forse, se questa sintomatologia è importante, a quelle che sono le esigenze dell'allergia. Certo, e sicuramente un aiuto ce lo dà anche Madre Natura, mi scrivono gli autori, però hanno ragione, no? Quindi invito a entrare, a raggiungerci Stefania Santoro, naturopata, benvenuta. Buongiorno Greta, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, pappa reale, propoli, miele, qua sul tavolo ci sono tante cose che possono aiutarci a risolvere o comunque ad attenuare quel fastidioso senso, no, di mal di gola e di dolore proprio, okay. No? Che proprio spesso arriva al dolore. Allora, prima di tutto abbiamo il miele, che è una sostanza meravigliosa, la sua ricchezza di vitamine, ma poi può diventare un antidolorifico al naturale e ci può dare un beneficio incredibile. Quindi quando abbiamo mal di gola, anche prendere un cucchiaino di miele e proprio così succhiarlo, masticarlo e goderselo, possono dare dei benefici incredibili. I famosi rimedi della nonna, latte caldo col miele, miele con una goccia di limone, sono veri, li usiamo, funzionano? Sono verissimi. Okay. Abbiamo messo anche appunto il limone, come stai dicendo te, perché anche i gargarismi con il limone possono darci beneficio. Quando abbiamo proprio quel mal di gola che con difficoltà ci fa deglutire, mezzo limone, un po' d'acqua, perché sennò troppo, cioè tutto limone un po' troppo, e poi gargarismi. Quindi rimedio ottimo. Però una cosa che sicuramente dà molto sollievo è bere o la tisana, appunto abbiamo detto il latte caldo. La vogliamo preparare? Perché qua vedo il tiglio che ci abbiamo. Allora, prepariamola. Diciamo che con i 38 gradi che ci sono adesso fuori, facciamo un po' raffreddare la tisana. Noi la facciamo raffreddare, benissimo. Però abbiamo dei grandissimi benefici. Allora, iniziamo con la malva, che è una pianta decongestionante, faccio così, prendo, che è decongestionante e protettiva, e poi i suoi fiori, questi che possiamo vedere qui, dei fiori viola meravigliosi, hanno anche un potere antinfiammatorio. Ecco. Ok? Mettiamo dell'eucalipto, mettiamo un po' di eucalipto, no? che ha un'azione balsamica. Poi ci mettiamo l'origano. Un pizzico l'origano, ma io l'origano lo metto sulla pizza, come l'origano nella tisana sulla per il pizza, mal di gola? Sul pomodoro, però... Alessandro sta dicendo anche sulla frisella. Alessandro, anche vieni un po' a frisella. Vedere, perché tu avevi il mal di gola, quindi devi seguire con attenzione. Io da buona la siciliana la metto sul pomodoro, però anche nella tisana. Ma perché l'origano che proprietà? Antibatterico incredibile. Quindi mettiamolo, usiamolo. L'origano, non solo sulla pizza. E poi metto anche un po' di tiglio, che ha un'azione calmante se il mal di gola ci ha portato anche un po' di tiglio tosse. Tiglio lo so anch'io, perché agisce proprio sulla gola, bellissimo, vero? E poi ci calma un po'. Cioè è un blando sedativo che non basta mai. A questa tisana diciamo che dobbiamo fare un cucchiaio per tazza,
raso da minestra, okay, come al solito, lasciamo in infusione una decina di minuti. Capito? E poi a questo punto facciamo anche raffreddare, perché non so con questo caldo. E ci possiamo aggiungere il miele, no? Che... ci mettiamo il miele e la cosa importante è mettere il miele non quando la tisana è calda, perché certo, altrimenti perderemo un po' tu di lo sapevi? Io benefici. Ah. Quindi mettiamo il nostro cucchiaino di miele, poi lo mescoliamo e allora, prendiamo. Abbiamo parlato, Stefania, di reflusso, sì? Gastroesofageo. Sì. Qui sul tavolo c'è qualche prodotto naturale che ci può aiutare in caso di reflusso, di mal di gola da reflusso? Allora, una cosa che ci può aiutare è la propoli, che è un antibiotico al naturale, ma è anche un protettore delle mucose dello stomaco. Ok. Quindi la propoli sotto forma di tintura madre, quindi di gocce o anche di compresse, ci può dare una mano. Benissimo. Per il reflusso il miele non dà fastidio. Noi sappiamo che il reflusso, gastrite e comunque troppi zuccheri possono dare noia. Mentre il miele ha un fruttosio, lo chiamerei insomma una quantità buona, che non ci dà fastidio. Per quanto riguarda le tisane, se soffriamo di gastrite o di reflusso, non le beviamo a stomaco vuoto. Quindi... è importante. Vedi, questa non la sapevo. Esatto. Allora, Stefano, andiamoci a sedere. Grazie. Ci vediamo tra poco. E professore, che ne pensa di quello che abbiamo detto fino adesso? È fondamentale. La storia della medicina parte con queste sostanze. Poi, ovviamente, la farmacologia è servita ha aggiustato le concentrate, sì. Però come rimedi, come gestione giornaliera di questi malesseri vanno benissimo. Allora, abbiamo parlato di antibiotici in caso di streptococco, ovviamente di rimedi naturali, ma non sempre funzionano, quindi nel caso non dovessero funzionare, insomma, dove il mal di gola continua, il malessere non ci fa star bene, quali sono i farmaci che dobbiamo prendere? Abbiamo detto varie cause, se sono delle forme infettive bisogna curare le infezioni, se sono delle forme infiammatorie come quelle causate dal reflusso, il reflusso, insomma ogni cosa va inquadrata e gestita con la giusta attenzione. Allora grazie attenzione. Professor Di Girolamo, grazie a Stefania Santoro.